sul Po, non so se si vede, no, non si vede da questa chiacchiera, ma stare sul Po e non consigliare i libri di Gianni Celati è un insulto, quindi qualsiasi libro di Gianni Celati sotto forma di narrazione funzionale o di saggi, in particolare Verso la Forza, Cinema Naturale, è una bellissima raccolta di pensieri che si chiama Conversazione del Vento Volatore. E pensando appunto a Gianni Celati, un amico di Gianni e John Berger, mi ricordo proprio una scena girata qua di uno dei documentari di Celati. John Berger è un meraviglioso scrittore, credo sia il più grande scrittore contemporaneo, l'unico veramente moderno in senso stretto. Finalmente viene pubblicato in Italia, dopo anni i suoi libri non si trovavano, e consiglierei sicuramente Lilla e Bandiera e Lì dove ci incontriamo, ma potete trovare anche da AX, e recentemente è uscito anche un'altra raccolta di saggi che si chiama Mantenere l'appuntamento. Dal punto di vista delle visioni, come dire, un appello di principio ad andare a vedere un cinema italiano diverso. Quello che c'è in sala in questo momento spazia dalla Bella Addormentata di Bellocchio a È stato il figlio di Cipri, all'Intervallo di Leonardo di Costanzo, a Reality di Garrone, che è un altro film molto bello, anche super premiato, perché c'è il rischio che davvero il cinema finisca per essere solamente una forma di intrattenimento e non anche una forma per ragionare sul mondo che ci sta intorno, oltre che una forma di espressione. Io adoro i cartoni animati, devo dire prima, adoro l'era glaciale e tutto quello che gli sta dietro, ma non ci si può limitare solo a quelli. Facciamo uno sforzo e andiamo a vedere anche gli altri film. E infine, sul sonoro, non so, io confesso di essere abbastanza fuori sintonia con i gusti musicali recenti, affondo ahimè nel passato, quindi inviterei ad andare a riscoprire anche qui alcuni italiani indipendenti come Davide Van Desfros, in particolare un disco che si chiama SMPT. Davide Van Desfros ha la difficoltà, ma anche il pregio, di cantare in dialetto comasco, ma d'altra parte, voglio dire, non mi dite che non si capisce il dialetto comasco, perché sono figlio di uno che capisce le canzoni di Rihanna piuttosto che di Madonna, ma quando le ascolto lo stesso, quindi si fa un piccolo sforzo, si legge la traduzione e canta. E poi omaggio direi a Fabrizio Tavernelli, ex leader degli AFA, che è qua della zona di Correggio, e che davvero sinceramente trovo che sia stato